Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare questi tulipani all'uncinetto, micro tulipani all'uncinetto, ecco. Il materiale che occorre è DMC 80 fucsia, DMC 80 verde, verde scuro, uncinetto 0,50, forbici, una perlina, un ago, una monachella, un chiodino per orecchini, due anellini piccoli dorati, colla vinilica e pinze. Vi lascio al tutorial. Iniziamo col filato fucsia facendo un anello magico. E all'interno andremo a lavorare 6 maglie basse. Tiriamo il filo, ci agganciamo alla prima maglia e chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso per ogni maglia andremo a fare un aumento per un totale di 12 maglie basse. Fatte le 18 maglie basse andremo a chiudere con una maglia bassissima. Il prossimo giro andremo a fare una maglia bassa, e un aumento per un totale di 18 maglie basse. Una maglia bassa e un aumento. Facciamo così per tutto il giro. Fatta una maglia bassa, un aumento per tutto il giro per un totale di 18 maglie basse, andremo a chiudere con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo realizzare le maglie per come si presentano, quindi 18 maglie basse, lo dobbiamo fare per 6 volte, per 6 giri. Completati i 6 giri, andiamo a chiudere. Lasciamo un po' di codina perché andremo a cucire.
Adesso prendiamo un chiodino e una perlina piccolina. Inseriamo l'ago e andremo a cucire in questo modo. Facciamo un nodo e tagliamo. Adesso prendiamo un po' di colla vinilica miscelata con acqua e andremo ad immergerlo. Lo lasciamo riposare per una notte. Adesso col filato verde, verde scuro, andremo a realizzare la foglia. Facciamo 27 catenelle, io le ho già fatte, e procediamo in questo modo. Facciamo una maglia bassa, una mezza maglia alta nella successiva, e 24 maglie alte. Completate le 24 maglie alte, adesso andiamo a fare una mezza maglia alta e una maglia bassa. Adesso nello stesso punto dove abbiamo fatto la maglia bassa andremo a fare una maglia bassissima. Giriamo da questa parte, di nuovo una maglia bassa, una mezza maglia alta ,24 maglie alte. Una mezza maglia alta . Una maglia bassa
E nello stesso punto la maglia bassissima. Adesso dobbiamo ripetere il lavoro per un altro giro. Una maglia bassa, mezza maglia alta, quattro maglie alte, mezza maglia alta. Facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, ci agganciamo qui, facciamo una maglia bassissima. Vi ho realizzato un pippiolino. E di nuovo una maglia bassissima nello stesso punto, una maglia bassa. Mezza maglia alta e procediamo con le maglie alte, e infine mezza maglia bassa, mezza maglia alta, scusate, e una maglia bassissima. Ci vediamo alla fine. Siamo arrivati alla fine, tagliamo il filo e chiudiamo. Prendiamo la colla vinilica, immergiamo la foglia e pieghiamo in questo modo e la lasciamo asciugare per una notte. Andiamo ad assemblare. Thank you.
queste andremo a realizzarne due. Questo è il risultato finale. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Iscrivetevi al prossimo tutorial.